contaminazione dei nostri cieli con sostanze chimiche che direttamente influiscono sulla qualità delle coltivazioni e della nostra salute. Il savetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren. Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità. Continuate a seguirci e scoprirete i più grandi segreti dell'universo. Riuscire a fermare la febbre del globo con uno scudo chimico in cielo, questa è l'idea dei ricercatori dell'Università di Harvard. Stanno mettendo a punto un originale sistema per raffreddare il pianeta. Simone Turchetti. Il riscaldamento globale è una realtà con cui ormai facciamo i conti, ma un gruppo di ricercatori di Harvard ha in mente una soluzione drastica per risolvere il problema. Mandare palloni aerostatici a 20 km di quota per diffondere una nube di particelle e bloccare raggi solari, anche solo dell'1%, in modo da raffreddare il pianeta. In pratica l'idea è creare artificialmente quello che è accaduto varie volte con potenti eruzioni vulcaniche, come quella del Pinatubo nelle Filippine, che nel 1991 ha proiettato in atmosfera 10 km cubi di ceneri. Il risultato? Le temperature medie globali nei due anni successivi sono calate di mezzo grado. Il team di studiosi americani ha ottenuto finalmente il via libera e l'anno prossimo il primo test prenderà letteralmente il volo. Prima spruzzerà vapore acqueo o carbonato di calcio, poi, se avrà successo, nel 2022 si passerà a particelle piccolissime, di un millesimo di millimetro, di ossido di alluminio o derivati del carbonio. Un progetto di geoingegneria, vale a dire l'uso dell'ingegneria per modificare il clima del pianeta. Andiamo bene con questo oggi, ma chi ce l'ha mannato? Un termine però che a molti fa tremare i polsi e diversi climatologi sono già in allarme. Il clima è un sistema complesso, ricordano, e non si può alterare in modo così brutale, a meno di non rischiare effetti collaterali imprevedibili, innescando magari una nuova era glaciale. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. Le previsioni più in anticipo, con un maggiore anticipo, quelle sono un tema sul quale si sta facendo ricerca. Luogo comune, non so se l'ha mai sentita. No, non l'ho mai sentita, guardi, con questa frase mia, forse in causa dell'altra sera, io sono in una situazione, sto ricevendo o complimenti dai complottisti purtroppo questa è una frase, questo sì. Esperimento planetario sì. è una frase che io ho sentito dire a dei colleghi in questo senso che io le ho detto, non nel senso che qualcuno ci fa le scie chimiche, assolutamente no, insomma, certo. No, certo. No, non,
Senta. Ma non diciamo balle, anzi io ho una mia percezione che la teoria delle scie chimiche sia un qualche cosa che distrae molto dal vero problema, che è l'emissione dei gas serra. È possibile, è una teoria. Madonna, madonna ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma mi spieghi cosa sei fatto qui in capo? Un cazzo c'ha in testa? No, il sole nasce esattamente alla tua destra, cioè a oriente. La terra è piatta.